Buongiorno, oggi vedremo Sonoff Mini. Vorremmo cioè portare anche Sonoff Mini da 220 volt di alimentazione a 12 o 5 volt. È un po' la mania mia delle alimentazioni, ma potrebbe essere utile per tutti. Nel contenitore abbiamo le indicazioni. Abbiamo l'ingresso neutro, un altro neutro di riferimento che sono due morsetti messi assieme, una linea di ingresso, fase di ingresso e una fase d'uscita. Poi c'è S1 e S2 che sono due riferimenti per i comandi. Ecco, allora noi oggi, come abbiamo fatto per il Sonoff Basic, andiamo a modificare l'alimentazione. Teoricamente potremo anche non togliere componenti. Lo facciamo esclusivamente per farci spazio per il nostro famoso 7805 che serve appunto per portare l'eventuale alimentazione a 12 volt a 5 volt. Andiamo a togliere un po' di componenti. La resistenza che è più portata di mano. Via. Ecco. Individuati i punti di alimentazione a 5 volt del Sonoff Mini, allora il positivo a 5 volt è la parte più esterna del circuito stampato esattamente sotto il condensatore, quindi i reofori del condensatore vanno collegati uno a positivo e l'altro a negativo. Il negativo può essere anche ripreso sulla S1 perché l'S1 corrisponde esattamente al negativo. Poi potremo anche usufruire della borsettiera per utilizzare l'ingresso sia il 5 volt che il 12 volt, se facciamo la scelta di 5 volt oppure il 12. Separiamo quindi il cortocircuito che c'è fra i due morsetti. Abbiamo effettuato il taglio della pista, non solo in superficie ma proprio completamente, sia nella parte superiore che inferiore. Ora, per sicurezza, io mi sono fatto questa modifica proprio per evitare problemi futuri. Vedete, abbiamo messo positivo, negativo, due morsetti di relè, poi GND, poi ingresso comando. Questo ingresso andrà appunto a negativo e farà il suo dovere. La parte più esterna di questo condensatore, la parte più esterna, è il positivo. Adesso abbiamo collegato già i cavi al nostro connettore e questo connettore ovviamente collegheremo 5 volt. Giriamo così vediamo un po' subito se si accende. Eccolo qua, si accende. Quindi il tutto funziona a 5 volt. Il prossimo passaggio è quello di farlo funzionare a 12 volt come abbiamo fatto per il Basic R2. Stacchiamo l'alimentazione e effettuiamo la modifica con il 7805, componente che ci permette di stabilizzare la tensione da 12 volt a 5 volt. Adesso segneremo una posizione per la foratura. Ricordatevi che questa parte non è più alimentata, la parte di alimentazione 220, quindi possiamo anche forare, non succede nulla. Ecco, abbiamo recuperato e adattato un dissipatore. Dissipatore che io preferisco inserire nel 7805. Ovviamente l'abbiamo lavorato in modo di restare all'interno delle dimensioni del Sonoff Mini. Se volete potete anche non montare il dissipatore, però io ve lo consiglio. Consiglio ulteriormente di utilizzare una pasta termica per avere la massima trasmissione del calore. Un po' di pasta termica da inserire. Una rondellina per il nostro bulloncino.
Questo è un lavoro, beh, chiaro, non finissimo, però sufficiente per poter dissipare correttamente il calore del 7805, che deve riportare la tensione da 12 volt a 5 volt, quindi la differenza deve essere dissipata in calore. Quando andremo a collegare i 12 volt, ovviamente non potremo più utilizzare questo collegamento perché arriverebbero i 12 volt dove devono andare i 5. Quindi questo filo lo interrompiamo, lo dissolviamo e lo passiamo all'interno del foro che abbiamo praticato per poter arrivare all'ingresso del 7805. Riportiamoci anche il negativo. Saldiamo negativo. Poi passiamo addirittura un altro filo, che è l'uscita dell'alimentazione 5 volt. Utilizziamo magari per sicurezza un cavo di colore diverso, così non potremo sbagliare. Attenzione, filo rosso, ingresso, nero centrale, blu nell'uscita. Abbiamo saldato i fili nel componente, nel 7812, ripieghiamo un po' i fili per fare un po' di spazio. Andiamo a saldare adesso il nostro filo blu che corrisponde all'alimentazione dei 5 volt. Proviamo ad alimentare il tutto a 12 volt e controlliamo le tensioni. Beh, circuito funziona e verifichiamo però le tensioni. Ingresso 12 volt, uscita 5 volt. Inserito il circuito nel contenitore che ci calza perfettamente, nonostante il dissipatore che comunque abbiamo adattato, abbiamo ottenuto così un mini sonoff molto versatile. Abbiamo un ingresso di alimentazione positivo e negativo a 12 volt, per chi vuole togliendo il 7812 a 5 volt, un contatto pulito per qualsiasi uso e in più un ingresso di comando sull'S1 e abbiamo terminato. Vi invito a mettere mi piace se il video vi è stato utile e a acquistare anche i prodotti Sonoff attraverso il link che metto in descrizione. Aiuterete così il canale. Grazie di tutto e a risentirci a presto.